Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Lucius ragazzi. Oggi siamo, come avete letto nel titolo, nella nona parte di Pokémon Smeraldo, dove siamo diretti a Verde Azzurropoli, ma prima, come avete letto dal titolo, andremo al rifugio Idro e vabbè, in realtà il titolo penso che si intitolerà Porto Algepoli e Rifugio Idro. Quindi, perché appunto oggi siamo a Porto Algepoli. E ragazzi, dall'ultima volta, dal passo selvaggio, ci siamo lasciati dal rifugio magma. Sono volato, non ho fatto praticamente niente e sono volato normalmente a Porto Algepoli. Allora ragazzi, senza perderci in chiacchiere, allora, qua vedete ci sono un casino di reclute del team Idro. Quindi noi, arrivati a Porto Algepoli, in realtà potevamo anche stare a passo selvaggio e volare dove vi dico io ora, sperando che ci sia, perché sennò mi ammazzo. Voliamo a Porto Selcepoli, che tanto con volo non è difficile. Ok, quindi Porto Selcepoli, ti prego, fai che qua ci sono le persone, c'è il capremo, ti prego. Sì, sì ragazzi, sì, che culo. Vedete ragazzi, qua ci sarà il capremo che lo staranno intervistando. Ecco qua. Ok, ok, ok. Capremo, wow, staranno prima posizione. Abbiamo trovato una grotta sommersa sul percorso 128. Ragazzi, appena batteremo la settima palestra, riusciremo credo a usare sub e a catturare anche Kyogre, qualcosa del genere. Cos'è stato? Se ti bravo da qualcosa, veniva dallo scalo sottomarino. Ah ok ragazzi, vedete? Qua ci sarà il sottomarino e io so dove sarà. Praticamente stavo, ecco vedete, non so come hanno fatto a salirci, perché sono saltati in mare, ma vabbè, perché il team Idro mi ha rubato catturare, ecco appunto. Ok, quindi ragazzi, adesso dobbiamo andare dove l'altra volta i due tizi non ci lasciavano passare, che ci ho messo 2 anni a capire dove cavolo bisognava andare. Quindi ritorniamo di nuovo a Porto Algepoli, non dovrebbero più esserci le reclute in giro, no invece sì, ci sono, e come se ci sono, però credo che non ci sia, speriamo che non ci sono, che cappio sto andando io, speriamo che non ci sono anche dentro alla grotta. Ok, scendiamo di qua, di qua, di qua, ok, 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 adesso qua usiamo surf. Buonissimo, dai, dai. No, merda. Un Pokémon. Wingull potrebbe essere utile, ma anche disinutile. Ok, ti prego. Sì, ragazzi, vedete? Yeah! Yeah! Oh, cacchio vuoi questo? Cosa vuole questo? Ah, no, quello che vuole essere sfidato, io non ti sfido. Allora, ragazzi, adesso state ben attenti ai passi che faccio, perché, ragazzi, sarà di una precisione assurda. Allora, scesi dalle scale, andate su questo. Ok, benissimo, ho sbagliato. Però questo qui sarà un qualcosa. Ah, infatti, mi sembrava. Ragazzi, qui troveremo la Master Ball, l'unica Master Ball che ci daranno nel gioco. Ok, benissimo, dovete andare su quello a sinistra. Cercate di non farvi battere. Questo qui girerà sempre a 360 gradi, quindi non sarà tanto difficile evitarla. Questo invece per forza li dobbiamo sfidare. E quindi sfidiamoli. Ok,
Benissimo. Ah, merda, mi sono dimenticato di curare i miei Pokémon. Vedete, ragazzi, quanto sono stordito. E vabbè, ormai devo lottare con questi. Cucina e Zubat. Regice ha ancora tutta la vita, quindi ok, è ludicolo, che caspio. Dobbiamo usare Natur Forza e voglio vedere proprio cosa, in cosa si evolve, cioè in cosa si diventa. Ah no, sempre comete. Ok, comete. La Peppa. La Peppa. Ok, l'ha ammazzato. Ok, fai entrare anche l'amico l'altro. Zubat, così il mio Regice usa vento gelato, tutti e due vanno KO. Sì, dagli. Ok. Benissimo. Scusate ragazzi se non sto parlando tanto, però sono un po'. Cioè voglio andare avanti. Non ci sfidare stereotipi del campio. È Natur Forza 20 minuti. Il comete dovremmo farlo fuori. Sì, dovremmo farlo fuori, infatti. Ludicolo sale di quasi livello 16, ma non potrà fregare una beata mazza di niente perché lo cattureremo al livello 70, quindi non c'è tanto da divertirsi, però vabbè. Ok, sì, va bene. Sì, certo, tanto meglio, lo so. Quindi andiamo qui, saliamo le scale. Benissimo, sì, proprio qua dove non dobbiamo sfidare questo qui, perché non ci vuole sfidarlo. Ci sta. Ah, no, porca troia, perché? Ragazzi, porca vacca, non mi clicca questo pulsante qua. Vabbè, te sfidiamo anche lui. E no, perché in questo momento non ho bisogno di allenare i Pokémon. Tanto c'è il livello 63, mi alleno anche nella palestra. Assorbimento che devo fare a KO. Benissimo. Dai, meno male che aveva solo un Pokémon. Dai. Quanto è salito? Quanto? Ragazzi, guardate quanto è salito il livello. È salito dal rosso al giallo. Quasi al verde. Benissimo, sì, là è il capo. Ok, andiamo di qua. Occhio a questa tizia qua. Occhio anche a questo tizio qua. Beh, non si poteva evitare questo. Ok. Seguiamo sto tizio che dovrebbe avere come tutti un Pokémon. Allora, infatti, Zubat lo potremmo anche benissimo ammazzare con una bella. Ma comete no? Assorbimento forse. Magari fa qualcosa di più di comete. Ok, non è super efficace. Merda. È super efficace. Vabbè, con comete lo dovremmo ammazzare. Dai, Ludic. Ludic non è una bestia, ragazzi. Soprattutto se lo prendete al parco lotta. Come vi ricordate quel cheat che vi avevo fatto vedere di come rubare i Pokémon dal parco lotta? Ecco, se lo prendete dal parcolotto lo dico non è bestia, per quello che lo voglio prendere dal parcolotto e non catturarlo normalmente. Perché non impara quando pugno, giro pugno con le robe lì. Eccoci ragazzi, aspettate un attimo. Queste qui, queste due, saranno questa qui la Master Ball e questa qui un'altra cosa. Questi due invece saranno due Pokémon, quindi non dovete prenderli. Adesso vi mostro tutto. Bene. Ah, caspio, dobbiamo sfidarli per forza. Allora, non niente va bene questo modo comunque. Dai, dobbiamo per forza andare qua. Ok, dai. Ok, sfidiamo questi due, anche questi due dovrebbero andare KO in 2 secondi. Benissimo, hanno solo due Pokémon. Cannavale, stessi Pokémon, stessi identici Pokémon. Allora, adesso non potrei usare sia comete che Natur Forza, invece uso assorbimento per riprendere anche un po' la vita da Carnava. E vabbè, ha vinto gelato.
Benissimo, assorbimento così assorbe un po' la vita. Benissimo, vedete ragazzi, sale tanto, sale quasi al verde. Dai, 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 dai. Mento gelato, benissimo, e va KO. Ok ragazzi, adesso andiamo su quel pannello là che abbiamo visto 2 secondi fa, cioè più avanti. Deve salire alle 17. Ok, dai. No, non conosco la fatica, infatti. Benissimo, andiamo di qua. Ok, su questo pannello. Bene. Eccoci ragazzi, guardate. Parliamo con il suo tizio. Se non spawn. Vediamo subito il tavolo, ti batterò. Ma stai zitto. Ti batto come se niente fosse, Figaro. Spera che ha un Pokémon. No, non credo che ha un Pokémon, infatti. E vabbè, ne ha due. Non cambia tanto. Ho almeno uno che ha un'evoluzione, cioè Mega Feiena. Ok, possiamo usare Forso. Tanto siamo uno contro uno. Benissimo. Molto facile. Allora, non cambiamo Pokémon perché Golbat, lo facciamo fuori, ah, caspita, con Surf. Sì, ok, benissimo, non ho fatto neanche uno sforzo, me lo dico, non ho perso niente, minchia, sarà livello 18 ragazzi, sto salendo come non sposo il mio Rayquaza, mini Rayquaza, ti sta bene. Sei 2 secondi e ha finito le tue partite, certo, ma è ovvio. Ah, nel mare oltre al Ghepoli, ma credi veramente di riuscire a trovarlo? Io sì, credo proprio di sì. Quindi andiamo di qui. Ah, niente, ci ha riportato di qua. Ok, è giusto ragazzi, è giusto, non vi preoccupate che è giusto. Adesso però dobbiamo andare da qualche parte, che non mi ricordo niente dove. Allora ragazzi, niente, riandiamo. Riandiamo lì, rientriamo perché voglio la Master Ball, perché sennò come faremo a catturare? Di qui? No, ho sbagliato. Di qui, andiamo di qua. Ecco, qui dobbiamo andare. Qui in basso. Ok. Ah, caspita, questo qui non l'ho battuto con gli occhi. Ah, sei su, cavolo. Non ci hai battuto. Ok, ragazzi, adesso sarà di una precisione assurda. Guardate. Vedete? A me mi sembra che dobbiamo andare su questo. Su questo. Su questo. No, infatti. Vedete, dovete essere di una precisione assurda. Questo, sì, giusto. Ok, adesso questo, esatto. Benissimo. Adesso dobbiamo andare a fare così. Benissimo, ragazzi, eccoci qua. Non prendete queste due, ma prendete queste due. Pepita. E Master Ball. No! Ho lo zaino troppo pieno, come? Ma cazzo è possibile? Come cazzo è possibile? Ma perché? Ma guardate che bug! Mi mette le MT nelle Pokéball! Perché? Adesso le butto. No, che palle! Io quindi non posso prendere la Master Ball. Allora, ragazzi. E vabbè, ragazzi. Avete capito? Comunque, lì si troverà la Master Ball, l'unica vostra. Anzi, proviamo ad andare qua se ci riporta indietro. Sì, ci riporta indietro. Ok, vedi se ci riporta indietro. Ok, quindi ritorniamo indietro e ci vediamo a Porto Alghepoli.
Ragazzi, vedete che non ci sono più le reclute del team idro, ragazzi. Guardate qui, non c'è neanche più una recluta. Più niente c'è. Questo marinaio mi sembra che non c'è. Ma chissà chi sarà stato a liberare il a liberare voi dal team idro. Secondo te quel tizio che ti sta parlando? Magari no. Vabbè ragazzi, sono stupidissimi. Ok, benissimo. Adesso ragazzi, noi ci fermiamo qui con il video, ma ci fermiamo proprio qui su questa isoletta bellissima, mini isolettina con l'acqua che scorre. E noi ci fermiamo qui, ma nella prossima puntata vi farò vedere il l'arrivo a Verde Azzurropoli. Quindi state pronti, ragazzi. Quindi detto questo, noi ci vediamo alla prossima. Commentate, iscrivetevi, mettete like.